Oggi il mondo globale è molto più vicino di quando non fosse ieri, soprattutto per le piccole e medie aziende, però per poterlo avvicinare davvero serve fare uno sforzo, quello di aprirsi al nuovo, di poter provare, voler provare e di farlo per davvero. Quello che ho suggerito oggi al mondo dell'imprenditoria qui presente è quello di essere curiosi, perché il commercio elettronico esiste da tempo. La prima applicazione mi pare addirittura in Italia con Smau Magellano nel 1998. Quella che è stata oggi la mia attività è stata magari quella di pungolare la curiosità in un'imprenditoria che forse è troppo concentrata sull'azienda e meno concentrata su quello che succede intorno all'azienda. L'aspetto della digitalizzazione è sicuramente una nuova opportunità dal punto di vista della competitività delle imprese, perché anche imprese molto piccole possono avere con questo strumento un'opportunità di crescita o un'opportunità di trovare nuovi mercati di sbocco. Nel nostro mondo ovviamente ci sono vari gradi di digitalizzazione, quindi ben vengano queste iniziative che possono in qualche modo favorire la sensibilizzazione verso questo strumento così importante. Quindi ringraziamo Unioncamere e sicuramente la Regione per questa opportunità, e diciamo però anche che come Confcommercio ci siamo già mossi per formare i nostri associati a vari livelli, quindi dal livello basico a quello un pochino più avanzato, visto che rappresentiamo un mondo che è assolutamente variegato e che va dal commercio tradizionale ai servizi più avanzati. Stiamo industrializzando un approccio anche culturale nel mondo innanzitutto dei professionisti, questo è avvenuto nel 2012-2013 e parte anche l'anno scorso. Ci è stato chiesto di portare questa esperienza anche verso le realtà più di servizi, in particolare anche le realtà che operano nel commercio. Facciamo questo tentativo consapevoli che l'esperienza che abbiamo maturato in settori professionali ma anche industriali può tornare utile anche a questo settore. Il tema ruota attorno al digitale, ma nell'ambito degli adempimenti amministrativi delle strutture, e quindi io vengo qui con un po' di curiosità a vedere se effettivamente le nostre esperienze, il nostro mondo può essere di reale utilità o meno. Ci sta appoggiando adesso Digitaliando nel proprio roadshow ospitato dalle Confcommercio del Veneto, poiché condivide per il proprio core business la attenzione agli strumenti digitali a disposizione del mondo del retail. IBC nasce come una software house che fornisce delle soluzioni che possano permettere la risoluzione delle problematiche in punto vendita e l'effettiva gestione del marketing in punto vendita, con l'accorgimento di poter utilizzare degli strumenti che consentano di tenere la propria clientela vicina non soltanto nello spazio di vendita del negozio ma anche all'esterno. Riguarda l'innovazione tecnologica, la nostra banca è molto attenta, ci sono anche all'interno della nostra riorganizzazione, del nostro istituto, ci sono parecchi programmi di appunto innovativi e di attenzione alla clientela. Il nostro istituto su questi eventi è per forza di cose in prima linea, ci crediamo. Cerchiamo di essere presenti soprattutto alle realtà locali come in questo caso con Confcommercio all'interno della provincia di Treviso, e soprattutto cerchiamo di seguire quelli che sono i nostri clienti e le collaborazioni del territorio al fine di dare qualcosa di utile a quelli che hanno rapporti con il nostro istituto.